cosa succede invece nelle piante? Piante, beh, questo è un argomento che richiederebbe un corso da solo, ma anche forse la solo l'evaporazione dei suoli richiederebbe un corso da solo. E io cerco di riassumervi in un'ottica, spero, un po' diversa da quella dei miei colleghi ecologi, non che non trattiamo la stessa cosa, è la stessa cosa. Però io sto cercando di darvi, diciamo, una visione un po', un'altra prospettiva. La traspirazione intanto viene dalle foglie. Cioè, anch'io sto traspirando in questo momento e anche noi stiamo traspirando, però in particolare qui quello a cui badiamo è la traspirazione dalla vegetazione, che peraltro copre tutto. Avete delle foglie che sono dotate di stomi, cioè di aperture, che regolano il flusso dell'acqua. E perché ci stanno questi stomi? Ci stanno perché le piante, da un certo punto di vista, sono delle macchine chimiche e cosa fanno? Prendono radiazione, fotoni, che qui ho segnato con gamma, anidride carbonica dall'atmosfera, acqua da sotto, azoto e fosforo principalmente, tracce di altri minerali che entrano nella composizione. E che cosa producono? Producono carboidrati e ossigeno. E quindi le piante partecipano al bilancio di energia, poi anche alcuni disegni, e usano la radiazione solare, un fotone su 500, quindi estremamente poco efficiente. Se volete, il pannello solare usa il 16%, cioè tramuta in energia elettrica il 16% mediamente di energia solare che riceve, cioè quelli che abbiamo, pannelli fotovoltaici così correnti. E qua uno su 500 va a produrre tutto questo materiale qua. Però è quello del materiale che poi fa stare belli in carne qui e costituisce tutti i cicli ecologici, tutti i cicli trofici sulla terra. La pianta dunque, il processo di traspirazione della pianta è legato, intimamente legato, al processo di produzione di biomassa. Se andiamo a vedere la pianta dal punto di vista dell'idrologia, la pianta è costituita dal 60-70% di acqua in generale, ma in alcune parti anche l'80-90% di acqua, per esempio le foglie. E la pianta naturalmente l'acqua è un elemento importantissimo, perché cioè importantissimo non solo che ha qualità stranissime, se vogliamo, è un solvente molto forte. Trasporta soluti, quindi un trasporto di soluti può agire da trasportante di soluti e agisce anche, ha varie funzioni strutturali anche per la pianta l'acqua. Prima che si formasse il legno nella storia evolutiva delle piante, le piante stavano dritte perché, come le erbe, proprio perché contengono dell'acqua, come vedremo poi, in tensione. L'acqua entra nel ciclo di produzione dei carboidrati, ma anche ha una funzione esattamente uguale a quella che ha nel nostro corpo, cioè quella di idratare la pianta e di mantenere la temperatura costante, perché l'acqua, come sapete, ha una capacità termica molto elevata e quindi è in grado di mantenere gli elementi che la contengono relativamente ad una temperatura costante di fronte ad una sollecitazione. Dell'acqua necessaria ad una pianta, il 95% va a finire in traspirazione e solo il 5% o anche meno diventa biomassa, perché poi anche l'acqua si combina all'interno della pianta per formare varie sostanze, vari gel,
Le piante, viste come macchine di estrazione dell'acqua, come sono? Beh, sono composte generalmente da tre parti, le radici, quindi l'apparato radicale, il tronco che trasmette poi l'acqua e le foglie che poi la dissolvono nell'atmosfera. Tutte cose che conosciamo. E la traspirazione delle piante dipende da tutte le qualità delle piante. Le piante sono a viceversa degli elementi che abbiamo visto finora, hanno subito un adattamento evolutivo dovuto alle forzanti meteorologiche, agli ambienti, alla competizione anche fra piante e piante, fra piante e animali, che ne hanno guidato alcune caratteristiche. E quindi anche la traspirazione dipende dal tipo di vegetazione, dallo stato vegetativo, cioè dalla fenologia della vegetazione, dalla densità e dalle dimensioni, nonché anche effettivamente dalla struttura del suolo, dalla temperatura dell'ambiente circostante e dalla presenza di CO2 nell'atmosfera. Perché la traspirazione dipende dalla presenza di CO2? Perché il fenomeno della traspirazione è intimamente connesso con la produzione di biomassa e nel fare uno la pianta fa anche l'altro. Cioè in una sola funzione gli stessi elementi che sono gli stomi che servono per immagazzinare la CO2 sono anche quelli che servono per evaporare. La pianta non può crescere se anche contemporaneamente non evapora. Una pianta in cui ci sia disponibilità d'acqua illimitata, chiamiamola così, traspira alla, grosso modo alla potential evapotranspiration, come se fosse quasi una superficie libera. Tenendo conto però di alcune situazioni diverse, cioè legate all'interazione con l'aerodinamica, cioè la resistenza aerodinamica di un bosco, di una pianta, è diversa da quella di una superficie di un lago o della superficie di un fiume, perché la scabrezza, per esempio, e l'altezza sono differenti. In realtà, quando viene a mancare contenuto di acqua, non c'è più l'evapotraspirazione potenziale, ma c'è l'evapotraspirazione reale, ecco, che di solito viene, in inglese viene utilizzato questo acronimo che si chiama AET, Actual Evapotranspiration. Per esempio questo è un albero con le sue foglie verdi in mezzo ad una zona desertica. Beh, qui poi naturalmente si vedono perché nelle zone desertiche c'è poca erba, perché questo è legato anche alla funzione delle piante che hanno e delle radici che hanno. La pianta qui ha radici più profonde e quindi può prendere acqua più bassa. L'erba ha radici dell'ordine di 5 cm, quindi quando il suolo si è essiccato per effetto della traspirazione stessa o per evaporazione proprio del suolo, l'erba non è più in grado di sostenere la situazione. Da questo punto di vista voi potete vedere in testi anche relativamente recenti, insomma questi sono 20 anni, sono passati 20 anni, però è relativamente recente rispetto a tante altre cose, no? La teoria della relatività del 1905, la relatività ristretta sono 113 anni, questo è solo di 20 anni fa, e voi potete vedere dei grafici di questo tipo. E qui è un grafico costruito in funzione dell'economia e ha a che fare con una quantità che forse avete sentito nominare che si chiama capacità di campo. La capacità di campo peraltro è una cosa che non esiste. È un'interpretazione dei fenomeni di accumulo dell'acqua abbondosa, no? E legata poi all'uso che se ne è fatto delle piante, cioè
Quando il suolo è completamente saturo, la maggior parte delle piante che noi conosciamo, in particolare quelle di arbusti e, le, non so, e quelle che usiamo per cibarci, non riescono a produrre, a produrre bene. Cioè, se voi oversaturate l'acqua, i vostri fiori muoiono, no? Perché cosa tipica che osserviamo tutti qua. Ma così vale anche per le piante. Allora, quell'acqua lì, per fortuna, generalmente in un campo viene drenata facilmente, in particolare la gravità si prende cura di farla drenare via sugli strati sotto. Il limite superiore di contenuto d'acqua, che qui è messo in funzione dei tipi di suolo, in cui una pianta comincia a vivere bene, si chiama capacità di campo. Quindi, tra l'altro, è una cosa molto generica, perché evidentemente le piante che vivono nel deserto, le piante che vivono in una palude, hanno delle capacità di campo che sono diverse. Da un certo punto di vista, qualcuno ha tentato di dare un'interpretazione puramente meccanica o idromeccanica di questo fenomeno della capacità di campo, dicendo che la capacità di campo è quel contenuto in saturo di acqua che si ha quando non si muove più acqua, cioè, ma l'acqua, dall'equazione di Richter, sappiamo, si muove comunque sempre, magari molto lentamente, e quindi quella lì rimane, diciamo, cioè certamente una prima fase in cui il drenaggio è molto più influente, in cui è prevalente l'azione della gravità, ma l'acqua dopo continua a muoversi, quindi questa capacità di campo è un po' una finzione interpretativa. Qui sotto c'è un'altra curva che vedete, punto di appassimento permanente. Le piante possono vivere, e di questo dipende dalla specie naturalmente, anche dalla fase vitale della pianta, possono vivere solo se c'è almeno una certa quantità di acqua. Al di sotto di un certo teta, nel nostro linguaggio, di un certo contenuto di acqua, la pianta non può più sostenersi e appassisce. E questo è il permanent wilting point, punto di appassimento permanente, dopodiché la pianta chiude. Evidentemente la pianta può traspira bene in questa sezione ideale che noi vediamo, compresa tra la capacità di campo e in prossimità meglio della capacità di campo, man mano che andiamo verso il punto di appassimento le piante non traspirano. Beh, questo è anche, me l'avevo già anticipato, appunto quando nelle piante il sistema di traspirazione avviene attraverso i tre elementi di questo disegno, che qui vi riproduco naturalmente in forma più grande, e avviene attraverso il sistema vascolare della pianta medesima. Il sistema vascolare della pianta medesima è duplice ed è diverso naturalmente da quello degli animali. Noi abbiamo un sistema vascolare verso la pelle proprio con dei canali, anche lì ci sono dei canali, ma ci sono anche spesso dei setti che separano, la cui funzione è importante in generale, ma non sempre completamente compresa. E dopo vi dico perché. E in particolare anche la pianta ha un doppio sistema circolatorio, come noi dal nostro cuore abbiamo il sangue che va ai polmoni, una circolazione che va ai polmoni, una circolazione che invece distribuisce il sangue a tutto il corpo. In particolare c'è la circolazione che va dalle radici alle foglie, quella si chiama xilema, e la circolazione che va dalle foglie viceversa alle radici, che si chiama floema. Lo xilema è principalmente deputato a trasportare l'acqua in su e a fornire l'acqua alle foglie, dove avviene la fotosintesi. Il floema
cosa fa? Prende i carboidrati che sono prodotti nelle foglie e li trasporta nelle altre parti della pianta per ingrandire la pianta, cioè o comunque le parti costruttive della pianta, e per esempio per portare nelle stesse radici, immagazzinare nelle stesse radici sostanza nutritiva che poi viene utilizzata nelle fasi vegetative successive. Qui vedete per esempio uno spaccato in cui vedete l'oxilema leggermente più interno e il floema leggermente più esterno, e tra l'altro la coesistenza di questi due sistemi porta a cercare di capire come funziona l'uno dal punto di vista idraulico e come funziona l'altro. All'interno delle radici vedete qui diciamo dell'ordine di 500 micrometri, ma alcuni poi man mano che si arriva fino alle foglie, le foglie hanno grandezze di 100 micrometri, però per sostenere alcune delle la differenza di potenziale di cui poi vi parlo, che permette appunto di raggiungere l'acqua, di raggiungere dalle radici le foglie, ci devono essere anche dei setti piccolissimi dell'ordine dei nanometri, cioè quindi poche centinaia di acqua, se in qualche modo si usa la legge degli Young-Laplace per calcolare la tensione che si viene a generare. Dall'altra parte, per il sistema poi deve portare acqua nell'altra direzione, anche quello deve avvenire senza un cuore che pompa, perché le piante non hanno un cuore che pompa. Quindi, questa è una web, una... non mi viene il nome in italiano, cebuoia, sì. Altre alberi alti anzi a 150 metri, com'è che fanno le sequoie a trasportare acqua fino a 150 metri? Adesso cerchiamo di capirlo, non del tutto, ma... evidentemente ci deve essere una specie di... una cosa che noi qui interpretiamo come differenza di pressione tra le radici e le foglie che tira l'acqua, e questo va bene anche capirlo, no? E quali sono le forze? Beh, le forze devono essere forze tra virgolette di natura capillare, anche se poi andremo a vedere quali sono le pressioni in gioco e qualche dubbio ci viene. Altro tipo di forze sono le forze osmotiche, che però, vi dico già, nell'oxilema non hanno tutta questa importanza. Forza osmotica in cosa consiste? Stesso esperimento che abbiamo fatto prima con i capillari, solo che in questo caso il tubo è bello grosso, ma in fondo c'è una membrana semipermeabile che lascia passare l'acqua, ma non lascia passare altri materiali. Anche in questa... se qui dentro ci sono dei soluti, anche in questa colonna l'acqua si innalza, quindi manifestando le pressioni negative, per la stessa ragione per cui all'interno del tubo capillare ci sono delle pressioni negative. Però qui c'è un menisco che sono negative, perché qui sulla superficie deve essere zero la pressione. Quindi per far tornare i conti con il bilancio idrostatico, qui deve essere meno ρ h. Quindi ci sono anche le forze osmotiche, però le forze osmotiche in realtà sono più importanti non nell'oxilema, ma nel far funzionare il floema. La teoria che viene venduta attualmente si chiama, che in realtà ha più di 100 anni, perché prima a formularla è stata formulata alla fine dell'Ottocento, quindi si chiama coesion tension, coesione tensione, teoria della coesione tensione. Cioè in pratica dice
a che pressione si trovano i suoli? Beh, se poi voi andate a calcolare le pressioni negative in cui si trovano i suoli, diciamo che nella maggior parte delle pressioni che consentono di sostenere delle piante, siamo nell'ordine di meno un'atmosfera, meno 0,1 megapascal. Il suolo, così, volendo dare una definizione negativa. Le pressioni che si vengono a generare sulle foglie, che prima pareva che nell'atmosfera fuori, sono molto inferiori. Quanto inferiori? Beh, andiamo a vedere questo grafico. Qui vedete c'è scritto che ha riportato la pressione in atmosfere, qui siamo attorno a meno 50, qui addirittura meno 80 atmosfere. Quindi cosa vuol dire meno 80 atmosfere? Non lo sappiamo, perché meno del vuoto. Evidentemente qui la pressione è surrogato dello stato energetico della pianta, non possiamo interpretare. Ma che significa? Qui vedete ci sono vari elementi. Queste sono piante, bellissimo sul disegno, piante sulla spiaggia, piante in una zona intermedia, piante sulla collina. Queste piante sulla collina addirittura, queste sono meno 80 atmosfere, siccome un'atmosfera è 0,1 megapascal, queste sono meno 8, meno 10 megapascal. Significa che l'acqua all'interno di questo flusso è evidentemente tirata da queste due pressioni che si vengono a generare sulle foglie sotto, ma sono a pressioni estremamente negative. Cosa succede quando? E quindi sono l'acqua in tensione. L'acqua in tensione può stare in tensione perché ha una forza di l'acqua è un fluido polare ed ha elementi di coesione molto forti. Però se siamo a quelle pressioni lì, siamo ben al di sotto della tensione di vapore. E quindi cosa succede? È come se noi ci trovassimo all'interno delle condizioni della pentola che bolle quando stiamo cucinando la pasta, no? Cioè, tutto si formano delle bolle di gas all'interno. Quindi si tende a formarsi. Questo sistema dice un uomo o una donna ragionevole, molto più spesso le seconde che i primi, direbbe ma qui non può avvenire questo modo, cioè siamo a pressioni negative, deve per forza avvenire la cavitazione, deve cavitare il sistema, si deve formare delle bolle, quindi si deve interrompere la comunicazione dell'ossilema e la pianta mi deve morire. E invece le piante hanno escogitato vari sistemi per recuperare dai problemi di cavitazione, per cui percorsi multipli, appunto dei setti all'interno dell'ossilema, che permettono di poter recuperare quando, appunto, per effetto di queste enormi tensioni che si vengono a creare, si formano degli eboli. Una quindicina di anni fa più o meno c'è stata quella teoria della collision tension, è stata posta in dubbio da alcuni articoli, perché poi dopodiché è partita una campagna sperimentale negli ultimi 10-15 anni che ha invece rafforzato l'idea che effettivamente questo sia il meccanismo di trasporto del sistema. Quindi ciò che muove l'acqua nelle piante è la differenza di tensione che si viene a generare a livello della foglia rispetto al suolo in cui si vengono le radici. Però che regola il movimento è la struttura della foglia. Qui vediamo una sezione della parte della struttura fogliare, beh, ci sono le cuticole esterne e questa è una foglia che vedete, le foglie generalmente per
sulla parte inferiore, che si chiamano stomi. In queste aperture entra sia la CO2, l'anidride carbonica, che poi viene metabolizzata, e entra e esce però anche il vapore d'acqua. Dal punto di vista microscopico, qui la descrizione dell'evaporazione non è differente da quella delle altre parti, perché qui ho dell'acqua che si può considerare allo stato liquido, si forma un vapore in equilibrio con l'acqua, la differenza di pressione di vapore tra qui e l'esterno è quella che fa partire la diffusione molecolare, la quale poi viene naturalmente aumentata dal movimento di aria turbolenta sulla superficie inferiore delle foglie. Ci sono anche foglie che hanno gli stomi da tutte e due le parti, se non chiedetemi il nome tecnico perché in questo momento non me lo ricordo. E peraltro qui gli stomi, e qui adesso vi mostro anche una figura a livello microscopico, hanno un apparato che può chiudere lo stoma, cioè quando la pressione all'interno dell'acqua, all'interno dell'oxilema diminuisce, lo stoma per vari effetti osmotici tende a chiudersi e quindi chiude sia l'assimilazione di CO2 e contemporaneamente anche tiene dentro l'acqua, diminuisce l'evaporazione. È chiaro che noi la chiusura degli stomi a noi interessa perché è proprio quella che aumenta e diminuisce l'evaporazione potenziale. In una interpretazione che poi facciamo di natura resistiva come quella che avevamo fatto sui suoli, le nostre resistenze saranno legate all'apertura e alla chiusura degli stomi a livello delle singole foglie. Se ben guardiamo, l'evaporazione dalle piante si potrebbe suddividere in due parti, cioè una parte di evaporazione vera e propria, perché le foglie quando piove intercettano una parte della precipitazione. Quando piove meno di alcuni millimetri di precipitazione, una canopy, come si dice in inglese, sufficientemente sviluppata, può trattenere un grande ammontare di acqua. Sotto la chioma rimane secco per un tempo ben lungo durante la precipitazione. E questa è evaporazione vera e propria, di tipo potenziale, se vogliamo, perché c'è il velo d'acqua. Bisogna studiare il boundary layer sulla foglia e vedere come interagisce. Poi invece c'è la traspirazione vera e propria che deriva da tutti i meccanismi che io ho rappresentato. Come facciamo da un punto di vista quantitativo a descrivere tutta questa complessità? Beh, i modi che abbiamo sono poi sempre gli stessi, usiamo sempre la stessa equazione. L'equazione di Dalton, qui ho messo la U, perché l'altra volta non ricordo più se l'avevo inclusa nella C, la U oppure no. In questo caso il coefficiente è sempre il solito, e qui poi ho riscritto nella sua completezza, avendo inglobato anche il rapporto tra l'umidità specifica e la tensione di vapore in termini di pressione. Cioè anche qui si descrive il trasporto dovuto alla traspirazione con la stessa equazione di Dalton, dove si aggiunge però una resistenza che è una resistenza dovuta alla vegetazione. Questo modello ha preso piede negli anni 70, gli anni 80 come modello per descrivere la traspirazione. Come è fatta questa resistenza? Questa resistenza, che qui avrei dovuto mettere un po' citazioni, che in questo momento, siccome sono un po' stanco, mi vengono in mente gli autori, è data da una resistenza minima divisa una serie di fattori FS, FE, FD, FF. Uno FS dipende dal contenuto d'acqua del suolo, cioè la pianta non traspira se nel suolo non c'è acqua. Questo va, se vogliamo, a riprodurre i concetti che utilizziamo.
dipendenza dal contenuto di vapore dell'atmosfera, ma questo si vede qua, perché se questo, se l'atmosfera ha una pressione di vapore, ha una pressione, cioè se il vapore in atmosfera è molto alto, non avviene l'evaporazione, perché questo termine può essere addirittura negativo, cioè può essere deposizione dell'atmosfera sulle foglie. La fotosintesi, voi sapete che la fotosintesi, esistono due tipi di principali di fotosintesi, che si chiama C3 e C4. L'apparato fotosintetico è fatto in modo per funzionare in meglio in certi intervalli di temperatura, più che altro attorno ai 20 gradi e attorno ai 30 gradi, a seconda della struttura delle, della struttura molecolare del sistema di fotosintetico. Quindi anche l'evaporazione è più alta o più bassa a seconda della temperatura che si viene a generare all'interno della chioma. E infine il contenuto d'acqua nel terreno. E questo tipo di resistenze che vi sono rappresentate in prodotto hanno questo tipo di andamento. Rispetto alla chiusura degli stomi, per esempio, con la differenza di deficit con l'atmosfera, è di tipo lineare. Questa curva ha a che fare con, in realtà, con la quantità di radiazione. Questa è la curva tipica che dipende dalla temperatura. Come vedete, qui c'è un massimo attorno ai 25 gradi. E infine qui c'è un'altra curva che non vi dirà molto, ma è un andamento lineare che dipende dal contenuto d'acqua del suolo. Cioè l'evaporazione non è limitata fino a un certo valore limite, poi decresce più o meno linearmente con il contenuto d'acqua del suolo fino al termine inferiore. Voi non leggete qui le cose, ma è una WP che sta per il punto di appassimento. Quindi questi quattro elementi stanno ad indicare la forma generica di queste funzioni, di queste quattro funzioni qua. Che cos'è il LAI? C'è un altro fattore, il LAI. Questo si chiama Leaf Area Index. È il rapporto fra l'area della proiezione della chioma e l'area delle foglie che stanno nella chioma. Questo Leaf Area Index di suo è compreso naturalmente tra 0 e 10, 12 o anche di più per alcune conifere. Leaf Area Index. Più ci sono foglie, più ci sono stomi, più c'è superficie evaporante. Naturalmente c'è più superficie evaporante, questo non vuol dire che ci sia più radiazione, perché la radiazione si deve poi ridistribuire sulla stessa chioma. Cioè se la proiezione della chioma è questo tavolo, no? In un bel albero giapponese fatto a parallelepipedo, evidentemente la radiazione intercettata comunque è sempre quella, quindi se lì fare a index è più alto, la radiazione per ciascuna foglia sarà inferiore. Tuttavia la superficie evaporante, anche a parità di radiazione solare incidente, è più grande perché ci sono più foglie. Anche questo, e poi l'altro elemento importante di fare a index è che questo varia nel corso delle stagioni, perché tutte le piante che sono caducifoglie hanno pensato bene nel corso della loro evoluzione di sviluppare dei sistemi in cui le foglie vengono staccate quando non c'è abbastanza radiazione, non c'è abbastanza temperatura per produrre la fotosintesi in modo efficiente, e quindi lì la traspirazione è praticamente assente quando non ci sono le foglie. Quindi lì fare index diventa, dal nostro punto di vista puramente, diciamo, fisico, un elemento importante di
di caratterizzazione. Altra cosa che devi fare a index è che i nostri amici remote sensor pretendono di misurarlo con i satelliti. Cioè esistono misure satellitari in cui attraverso fotografie anche molto accurate, sì, non dico che si arrivi a contare le foglie che ci stanno su un albero, ma certamente il numero di alberi sì, e anche dare un'approssimazione di qual è questo lì fare a index. E quindi questo rende anche questo modo di andare a calcolare o a stimare la cosa particolarmente interessante di questa epoca, perché si va a prendere un'immagine satellitare, un bel GeoDiff che vi viene scaricato, che vi dà il lì fare a index, cioè questo lo utilizzo adesso per calcolare la traspirazione. Non preoccupatevi, qui abbiamo abbastanza finito. Possiamo fare una pausa intanto.